A radiobue.it quest'oggi abbiamo Pier Mattia Avesani e sei qui perché dal 15 ottobre i padovani potranno provare qualcosa di sensazionale. Non aggiungo nient'altro perché lascio parlare te. Ciao intanto Pier Mattia. Buongiorno, ciao. Grazie per l'invito. Sì, il 15 ottobre i padovani potranno provare un'esperienza super immersiva. L'abbiamo fatta provare a 400 persone in via del tutto eccezionale la settimana scorsa ed è stato pazzesco. C'è stato gente pazzesco. Che ha avuto paura. gente che non è riuscita a finire, però in generale comunque tutti si sono divertiti, non è una paura da terrore, è una paura da wow cosa mi sta succedendo. Pier Mattia, noi diciamo paura perché l'esperienza è un'esperienza forte, magari per gli appassionati di montagna, magari no, ma comunque per le persone comuni, diciamo, ritrovarsi nel vuoto è un'esperienza molto forte. Perché ritrovarsi nel vuoto? Perché proprio è emozionante anche per gli appassionati di montagna. È una sensazione primordiale quella di allontanarsi dal vuoto, da mettersi al sicuro. E quindi volevamo essere certi in questo nostro primo esperimento su cui abbiamo lavorato da inizio anno. Volevamo essere certi di colpire nel segno, su tutti, su chiunque, e far provare emozioni vere, insomma. Pier Mattia, noi diciamo nel vuoto, ma non è che lanciamo la gente dalla specola. Raccontaci un attimino come si fa provare questa sensazione. Allora, c'è questo spazio chiuso dove avviene l'esperienza. Gli utenti indossano un visore, delle cuffie e dei dispositivi ai piedi. E percorrono un percorso a 30 metri da terra nella realtà virtuale, ma a 5 centimetri da terra nella realtà vera, insomma, nel mondo reale. E quindi in totale sicurezza si può provare questo brivido e le persone reagiscono in modo diverso. Tutti si divertono, ma chi con più coraggio e chi con meno, ed è giusto accettare i propri limiti e magari provarlo la seconda volta. È successo e le reazioni del secondo tentativo sono sempre molto divertenti per noi. È un po' come la prima ferrata in montagna, che c'hai paura, poi appena la finisci ce la voglio rifare. Esattamente così. È un po' come sempre nella vita, arrivi a superare questa sfida e subito ti dici ok, next, qual è la prossima? Pier Mattia, quindi tu e la tua società, che ricordiamo si chiama Ukido, avete realizzato questa realtà virtuale, però mi sembra di capire che è qualcosa in più della virtuale, è proprio immersiva perché non hai solo il visore, ma puoi sentire anche dei suoni, dei profumi, giusto? Esattamente così. Il team di Ukido ha lavorato in modo pazzesco su questa cosa e hanno contribuito a creare questa esperienza totalmente immersiva. Già solo con la vista, il cervello è occupato dal 30% dalla corteccia visiva a livello di volume, quindi la vista per noi è un senso che prevale praticamente su tutto, anche sulle emozioni, anche sulla razionalità. In più, se ci aggiungi l'audio, ci aggiungi il tatto, ci aggiungi la brezza, ci aggiungi il profumo, l'utente è davvero super immerso in questa cosa. Lo spazio che lo circonda è fatto in computer grafica da noi, però effettivamente gli utenti non percepiscono qualcosa di finto, percepiscono infatti qualcosa di assolutamente reale. Pier Mattia, volevo chiederti come avete realizzato il tutto, nel senso è tutto realizzato da zero in computer grafica oppure è stato filmato qualcosa di già... È tutto realizzato da zero perché gli utenti devono essere liberi di muoversi all'interno dello spazio come meglio credono. Sono guidati da un assistente virtuale che è molto simpatico, però di base appunto devi essere libero di muoverti. Se noi invece avessimo fatto delle riprese in 360 gradi con una telecamera, con un drone, quello che è, gli utenti non sarebbero stati liberi di muoversi perché avrebbero visto quello che noi abbiamo ripreso solo dal punto in cui è stato ripreso, quindi non saresti libero di camminare su una passerella nel vuoto. Pier Mattia, intanto hai spoilerato già il ma primo. Guarda, potrei anche raccontare tutto, ma bisogna assolutamente provarla. Ma come vi è nata questa idea della realtà virtuale? Ma qualche anno fa abbiamo usato lo strumento, l'abbiamo provato, ne abbiamo provati diversi, abbiamo visto che ci sono dispositivi portatili che sono quelli che hanno provato la maggior parte delle persone, che hanno una qualità abbastanza bassa, che magari fanno venire nausea, che un po' scattano, che ti fanno apprezzare qualcosa ma è abbastanza a livello esterno al tuo corpo.
E poi abbiamo provato invece dispositivi professionali di qualità pazzesca e ti fanno sentire immerso. Io ero a un party, ho provato questa cosa 2 anni fa e dopo un secondo che ero dentro la realtà virtuale iniziavo a fare gesti, movimenti, espressioni che mai avrei fatto in un party con gente che non conoscevo, tutti in giacca e cravatta e tacchi a spillo. E quando mi sono ritolto il visore ho pensato, mio Dio, ma cosa ho fatto negli ultimi 3 minuti? Questi si sono spaccati dal ridere. Quindi mi sono proprio reso conto che non, la realtà virtuale o comunque l'immersive computing, che poi appunto si contiene anche la realtà aumentata, la realtà mista, sono qui per rimanere. Non è una tecnologia tipo, non lo so, il QR code o il cinema 3D o gli schermi curvi, che magari aggiungono qualcosina, ma anche no. In questo caso invece è proprio un nuovo mezzo e l'anno prossimo sentiremo tantissimo parlare di queste cose. Infatti per Mattia, avete già delle altre idee per il futuro? E se sì, ce le puoi dire? Abbiamo tantissime idee per il futuro, tantissimi progetti in ambito sanitario, in ambito in architettura, in ambito artistico. L'arte vissuta all'interno della realtà virtuale è una cosa pazzesca, e per un appassionato d'arte poter entrare nel quadro è incredibile. Ok, ci sono diversi modi di vivere questa cosa, bisogna farla nel modo giusto. E ci sono diversi progetti, non so se anticiparti qualcosa. Okay. Anche a livello di training di grandi aziende che vogliono formare il personale, insomma ci sono progetti pazzeschi, ma magari ci aggiorniamo fra 6 mesi. Assolutamente, quando... quello sì. Poi diciamo che di arte a Padova ce n'è un bel po', quindi uno può già iniziare a pensare cosa può succedere. Pier Mattia, invece volevo chiederti, il team di Ukido com'è composto, in quanti siete? Allora, noi adesso stiamo crescendo, mi sembra che ad oggi siamo in 15, e considerando che a fine dell'anno scorso eravamo in 9, abbiamo avuto una crescita proprio legata alla creazione di questo team di immersive computing, che si affianca a tutte le nostre altre attività. Continuiamo a fare software, continuiamo a fare app, SanitApp, che è l'app per prenotare i prelievi del sangue su tutti gli ospedali padovani. L'anno scorso ha toccato 300.000 utilizzatori, quindi non male. Ed è composto principalmente da ingegneri, CG artist, sviluppatori Unity e poi tutta la parte amministrativa e sales, marketing. Pier Mattia, quindi la vostra idea è quella, soprattutto adesso, di creare delle esperienze. Ho visto che tu sei un appassionato di montagna, sei un appassionato di arrampicata e ho visto che hai fatto anche delle solitarie. Quanto ha contribuito quello nella tua voglia di creare delle esperienze anche per gli altri? Beh, tantissimo. E purtroppo al momento siamo riusciti a passare solo un millesimo di quello che si prova a fare una solitaria in montagna. Mi piacerebbe spingermi un filino oltre. Però appunto a me piace proprio il concetto che il team e i ragazzi, che sono pazzeschi, riescano a emozionare le persone, e secondo me gli dà anche a loro un sacco di soddisfazione. E, mi piace anche l'idea di pensare, di provare cose nuove, di sai, porsi quella domanda che non mi ricordo più chi l'abbia in realtà fatta, ma è quando è l'ultima volta che hai provato qualcosa per la prima volta. È un po' il nostro modus operandi, no? Cioè, quando è l'ultima volta che hai provato un'esperienza di realtà virtuale e quando è l'ultima volta che ti sei buttato da un... Cioè, insomma, sono domande interessanti che la gente magari può usare per spingersi un po' più in là. Pier Mattia, noi ti ringraziamo molto, rimandiamo naturalmente i padovani ad ottobre, ma di sicuro lo vedranno in centro e magari ci risentiremo, come hai detto prima, per i prossimi progetti. Volentierissimo, vi ringrazio. Grazie mille, ciao. Ciao.